Allora, buonasera e iniziamo la lezione di oggi. La prima lezione di scusate, cominciamo bene. La prima lezione di oggi dedicata alla prima parte di Sorvegliare e punire di Foucault. Cercherò di tratteggiare alcuni aspetti riguardanti la prima parte di quest'opera, dedicata essenzialmente al problema, per caso di dire, del corpo, o meglio, la prima parte è intitolata, come ricordato l'ultima volta, Supplizio, ed è per una parte dedicata essenzialmente, da una parte, alle forme del potere che si incide, il caso di dire, sul corpo, dall'altra alla problematicità dell'idea di corpo e dell'idea del rapporto tra pena e corpo. Come si sviluppa in particolare in Francia, ma in realtà Foucault dice una questione questa che abbraccia tutto l'Occidente, essenzialmente Francia, Inghilterra, Germania, Stati Uniti, si pongono tutti, anche l'Italia ovviamente, l'accenno che fa Foucault a Beccaria da questo punto di vista è emblematico. Beh, si pongono tutti una serie di problemi riguardanti la revisione, superficialmente potremmo dire la revisione del codice di procedura penale, la revisione delle leggi riguardanti le punizioni dei crimini più efferati o meno efferati. Poi, insomma, ricordo sempre che Mary Wollstonecraft faceva notare come in Inghilterra si punisse con la pena di morte un semplice furto di poche sterline. Quindi l'attentato alla proprietà veniva considerato tale da meritare la massima pena. In realtà, ovviamente, questa è una prospettiva di Mary Wollstonecraft, era anche una critica piuttosto rilevante non soltanto al diritto, ma in generale al principio di disuguaglianza che essa che la vedeva nella cultura inglese e in genere nella cultura europea. Disuguaglianza che si esprimeva anzitutto a un primo sguardo nel rapporto tra ricchi e poveri, rapporto quindi tra coloro i quali detengono il potere, che è anzitutto un potere economico, e coloro che invece questo potere lo possono solo subire, e le leggi che sono fatte per proteggere i primi, mentre altre disuguaglianze non possiamo dire che siano conseguenza di questa o che siano ad esse strettamente legate nel senso di una causa effetto, ma sono sicuramente a questa correlate, per esempio, la disuguaglianza tra l'uomo e la donna. Ma su questo ora non neanche apro il discorso perché non riguarda Foucault, e Foucault a questo non dedica particolare spazio né in Sorvegliare e Punire, ma solo per ricordare come fosse un dibattito effettivamente molto, molto sentito. Molto sentito e molto importante nella cultura occidentale tutta, e per occidente intendo davvero la cultura che dalla Russia, potremmo dire, attraversa tutta l'Europa e giunge fino all'allora Nuovo Mondo, fino agli Stati Uniti d'America, che cominciavano a costruirsi anche dal punto di vista del diritto, della legislazione, della percezione di sé che volevano dare agli altri e a se stessi. Tutta la mitologia, se ci riflettete un secondo, tutta la mitologia western americana è costruita su una situazione, su un passaggio da un mondo in cui le leggi non sono ancora definite, a un mondo in cui le leggi vengono, nel caso di dire, imposte o quantomeno accettate. Il confronto qui, l'altra volta parlavo della mitologia,
del grande delinquente che ancora a livello letterario all'inizio del Novecento, per esempio, ha affascinato autori come Benjamin. Il confronto tra la figura del fuorilegge nella cultura americana e la figura dell'uomo di legge è un confronto tutt'altro che lineare. Apro e chiudo con una parentesi, faccio sempre riferimento a Bob Dylan, una delle sue canzoni più belle, più famose, in cui fa un'affermazione apparentemente, solo apparentemente paradossale, anche qui credo di aver già citato: bisogna essere davvero delle persone oneste per poter vivere senza legge. La legge sembra essere necessaria nella misura in cui si assume l'incapacità da parte degli uomini di essere onesti, di essere brave persone, di essere buoni, ma un uomo retto non ha bisogno della legge. Questo è uno dei temi che sono specificamente americani nella cultura europea. Fatti salvi probabilmente alcuni elementi, per esempio alcuni momenti dei lavori di William Godwin, e siamo sempre negli anni trattati da Michel Foucault per quel che riguarda i principi di legislazione, per quel che riguarda anche la riflessione sull'organizzazione sociale e politica. William Godwin, uno dei principali teorici diciamo delle prime forme di anarchismo. Va bene, torniamo indietro però, riprendiamo il discorso foucaultiano. Riprendiamo il discorso foucaultiano, riprendiamo il discorso di sorvegliare e punire, ma lo prendo da una data che non è foucaultiana, ovvero il 15 dicembre del 1827, quando la corte di assise di Grenoble condanna alla decapitazione un giovane seminarista nativo di Prague, nel Delfinato, Antoine Berthet. Costui, figlio di un artigiano, era stato precettore presso il signor di Michaud, e successivamente presso il signor de Cordon, aveva sedotto la moglie del primo e aveva sedotto la figlia del secondo. Al termine aveva don cacciato dal seminario, ridotto in miseria. Il 22 luglio del 27 aveva cercato di uccidere la signora Michaud per poi tentare il suicidio. Se questo racconto vi sembra noto, e perché probabilmente, dico probabilmente solo perché con l'autore in questione è molto azzardato fare affermazioni, come dire, nette, è probabilmente la principale fonte del Rosso e il Nero di Stendhal. Ora, perché sto partendo da Stendhal? Perché il personaggio di Julien Sorel, come forse saprete, il termine Rosso e il Nero, viene condannato a morte per decapitazione, ma la vicenda narrata nelle ultime pagine da Stendhal non presenta di fatto quindi nessuno, di quegli elementi di teatralità e di espressione della potenza dello Stato, della potenza della legge, che invece ancora pochissimi anni prima in realtà, si manifestavano nei casi di condanna a morte, di esecuzione di un criminale. Soprattutto potremmo anche dire, ora lasciamo perdere la figura di Damiens su cui mi sono soffermato, che era un parricida, meglio un regicida, su cui in qualche modo la violenza del sacro e la violenza della legge si erano espresse, manifestate con fulgore. Potremmo quasi dire, con una nettezza e una brutalità senza pari. Ma in genere, Foucault ricorda come, per esempio, ancora fino alla seconda metà dell'Ottocento, i parricidi venissero condotti al patibolo velati di nero, comunque c'era sempre un apparato simbolico. Ciò che avviene, e che trovate per esempio espresso in questo accenno che fa Stendhal, perché apro e chiudo parentesi, una delle tante parentesi, perché Stendhal non è certo l'unico autore che tratti il tema, o che è meglio, che descriva in qualche misura
l'uccisione del protagonista mediante esecuzione capitale, qualche anno dopo, si pensi semplicemente al tremendo capitolo sulla mazzolatura del Conte Montecristo di Dumas, per fare un esempio. Bene, Stendhal si presentava come un erede diretto, un discepolo, ho già detto, degli ideologhi. In particolare, aveva una grande ammirazione per Destutt de Tracy, che lo ispirò per scrivere il suo libro sull'amore e così via. Bene, uno degli elementi che aveva caratterizzato Foucault, lo ricordo in più momenti, l'ideologia era proprio la riflessione, allora, da una parte sul diritto, che significa molte cose. Per esempio, il diritto civile, per esempio il diritto matrimoniale, per esempio l'unicità della fonte del diritto. Il codice napoleonico 1810, per esempio, esisterà moltissimo su questo aspetto. Quel codice napoleonico, un codice che deve molto, peraltro, anche al pensatore italiano Gaetano Filangieri, la cui scienza della legislazione fu un'opera di fondamentale importanza per la cultura giuridica europea, Filangieri, per esempio, era anche un autore che aveva una posizione diametralmente opposta a quella di Beccaria riguardante la pena di morte, come a dire che non esiste una posizione unitaria anche all'interno dei lumi riguardanti una serie di questioni sul tema del diritto e del rapporto tra diritto, legge e corpo. Le posizioni sono polifoniche. A un autore che Foucault cita poco, pochissimo, ma che insomma comunque tutti noi conosciamo, come Voltaire, in un'operetta intitolata Commentario sul libro dei diritti e delle pene, un'operetta che in italiano è stata pubblicata dalla Ibis, curata da Gianni Frangioni, per esempio. Partendo dall'opera di Beccaria, che in Francia ebbe una fortuna particolarmente controversa, furono molte le traduzioni, le trasfigurazioni, la traduzione dell'abate Morellet, per esempio, ne fece praticamente un trattato. Mende-Biran aveva iniziato a tradurre l'opera di Beccaria senza condurla a termine. Mende-Biran, d'altra parte, è un autore che ha lasciato quasi tutto manoscritto, quindi figuriamo perché non lasciare manoscritto anche inedita la traduzione di Beccaria. Invito alla lettura, potremmo dire, la bellissima edizione Einaudi dei diritti e delle pene, questa a cura di Franco Venturi. Franco Venturi è indiscutibilmente il più grande storico, non solo italiano, dell'illuminismo, non solo italiano. Il suo Settecento riformatore chiamarlo testo è dire poco, è una ricerca di straordinario valore dedicato all'illuminismo italiano, ma anche suoi gioielli sulle enciclopedie e sulla giovinezza di Diderot sono impareggiabili, e le analisi di Venturi sul ruolo che Beccaria ha avuto nella cultura europea, anche soltanto in questa piccola introduzione, sono assolutamente eccezionali. Bene, ma Beccaria, nella cultura francese ha avuto un'influenza molto profonda, e Foucault lo cita nella traduzione del 1000, qui la citiamo subito, 1856, che è in qualche modo una traduzione che farà testo per la cultura francese. Non andrebbe studiata veramente anche la modalità delle traduzioni, delle diverse edizioni dell'opera di Beccaria, perché Beccaria è un autore molto più complesso, molto più interessante di quanto a volte si tenda a pensare. Dei diritti e delle pene a volte viene sottovalutata come se fosse semplicemente un'esaltazione umanistica, umanitaria, di un diritto più gentile, ma è in realtà qualcosa di molto più profondo. Ma chiudendo la questione,
Stendhal, nella sua opera Rosso e Nero, conclude il romanzo con un'esecuzione capitale la cui messa in atto, a cui attuazione, viene nascosta all'occhio del pubblico, all'occhio dello spettatore. Esattamente il contrario appunto di quello che per esempio avviene ancora per tutto il Settecento, ricordiamo non soltanto Damiano e così via, perché? Perché con la messa in crisi, potremmo dire, del potere sovrano, soprattutto in Francia, questo vale perché ovviamente c'è stata la rivoluzione. Con la messa in crisi del potere quasi mistico sovrano, del sovrano, viene a cadere in qualche misura anche questa scenografia del potere, la spettacolarizzazione del potere. Foucault dice molte cose interessanti, per esempio, ricorda, citando Mably, fratello di Condillac, tra le altre cose, in un saggio della Legislation del 1789, si guarda caso il 1789, Mably è una delle menti con cui poi la neonata République del Termidoro, ma non solo, in genere della Francia post-rivoluzionaria, della Francia anche rivoluzionaria, non solo post-rivoluzionaria, mi correggo, beh, è uno degli autori a cui guarda con estremo interesse, uno dei padri nobili, potremmo quasi dire, nel questo operetto sulla legislazione, dice Mably. Un principio a cui Foucault richiama l'attenzione, che il castigo, se così posso dire, colpisca l'anima, non il corpo. Ora, questo principio è di straordinario interesse. Cominciamo per alcuni aspetti che non sono propriamente foucaultiani, nel senso che non sono esplicitati da Foucault, ma che sono comunque presenti poi nel lavoro foucaultiano in qualche misura. Perché bisogna colpire l'anima, il castigo deve colpire l'anima e non il corpo? Arriviamo poi a quell'aspetto più specificamente foucaultiano, però prima voglio tornare al tema su cui ho già più volte insistito, più volte ribadito. Essenzialmente, il corpo è uno strumento. È uno strumento anzitutto per il soggetto pensante, è uno strumento anzitutto per l'individuo, potremmo dire, nel senso più pieno del termine. Tenete conto che quando D'Alembert scrive nell'enciclopedia, afferma che lo Stato è quell'organizzazione artificiale creata per difendere i diritti dell'individuo, sta operando una vera e propria rivoluzione copernicana nell'ambito della filosofia del diritto e della filosofia politica, anzi della filosofia tout court. In fin dei conti, nessuno mai, neanche Locke, che pure si era approssimato proprio a queste affermazioni di questo tipo, aveva mai espresso una così radicale, come possiamo dire, difesa dei diritti dell'uomo, dei diritti dell'individuo, non dell'uomo nel senso di essere umano in generale, non siamo ancora ovviamente ai diritti umani, ma ai diritti dell'individuo nei confronti di qualsiasi forma di potere, compreso il potere statale. Quindi lo Stato è funzionale all'uomo, lo Stato è funzionale all'individuo, lo Stato è utile per l'individuo. Lo Stato serve l'individuo. Ovviamente l'individuo a sua volta è il risultato di una complessa relazione di interazioni, potremmo dire, all'interno di società e comunità di questo
non soltanto D'Alembert era assolutamente consapevole, soprattutto l'individuo era il risultato di una serie di costruzioni. E qui torniamo proprio a Foucault. Gli altri Foucaultiani del potere. Il potere, su questo ho già avuto modo di insistere, ma voglio farlo ancora, non è semplicemente il potere che opprime, che esclude, che elimina, che rinchiude. Il potere è anche ciò che costruisce, ambiti, campi di significato, spazi sociali. L'individuo è altresì il risultato di una complessa relazione di poteri. Il tema del carcere, che in Foucault abbiamo visto è decisamente rilevante, è un tema che assume tanto più, potremmo dire, spazio nella misura in cui, come dirà Foucault in uno dei suoi scritti che troviamo in Dit et écrit, da dove viene la prigione? Risponderei un po' da ovunque. Il tema del carcere, cioè il tema della prigione, non è un tema limitato. Il carcere e la prigione è una specifica definizione di un apparato, potremmo dire di un dispositivo, e sul tema del dispositivo torneremo, perché è uno dei temi più complessi riguardanti il pensiero di Foucault, è soltanto uno dei momenti di esplicazione. Proprio nel senso di manifestazione e di definizione del potere. Ma questo potere si definisce anzitutto nella costruzione dell'individuo, nella costruzione del soggetto individuale e nel controllo. Il tema della soggettivazione, che poi in Foucault prenderà ancora più spazio nelle opere successive, è un tema già presente in Sorvegliare e Punire. Il soggetto non è soltanto io qui sto mettendo insieme, sovrapponendo, non sono necessariamente la stessa cosa, ma adesso per ora teniamole come se fossero insieme, soggetto e individuo, perché il soggetto in questione è soggetto individuale, soggetto borghese, potremmo dire. Allora, il soggetto non è semplicemente ciò che è strutturato da forze esterne. Non è mai soltanto una costruzione puramente passiva. Avremmo altrimenti una cattiva, cattivissima interpretazione di stampo strutturalista nella tematica del soggetto. Neanche Lévi-Strauss arriva a tanto. Lo stesso Lévi-Strauss, nelle strutture elementari della parentela, credo, afferma che appunto le sue ricerche sulle strutture essenziali che costruiscono la soggettività sono funzionali a in qualche modo mostrare anche le potenziali virtualità di un soggetto. Il soggetto è anche qualcosa che eccede la sua costruzione. Tenete conto che, per quanto siano ormai passati anni, il dibattito tra Foucault e Sartre è stato un dibattito che a distanza è stato decisamente rilevante. Molte pagine foucaultiane probabilmente vanno anche lette come accentuazione polemica di temi anti-sartreani. Ovviamente Sartre è proprio l'autore della liberté, quindi il tema del soggetto che può, che è eminentemente libero dall'essere nulla in poi. Approccio che Foucault assolutamente non condivide. Ma di qui a trasformare Foucault nella costruzione, come dire, nel teorico di un soggetto essenzialmente costruito e iperdeterminato dai poteri, dalle situazioni storiche, dall'ideologia o che volete voi,
Beh, no, non è assolutamente così. Senza per questo, però, attenzione, neanche fare di Foucault un teorico della liberazione, non posso dire, della soggettività dalle costruzioni di potere o delle costrizioni sociali, dalle costrizioni culturali che una volta rimosse libererebbero. Che cosa poi? Una soggettività libera. Qui torniamo di nuovo all'interpretazione, per esempio, della figura del folle. Il folle liberato dalla psichiatria, che farebbe? Esprimere, e potrebbe esprimere una forma di libertà originaria che noi non conosciamo più? Lascia abbastanza perplesse questa affermazione, Foucault non la fa. Ricordo sempre che quando Foucault accenna a temi di questo tipo, a soluzioni di questo tipo, lo fa sempre, come dire, a un livello che non è mai quello, potremmo dire, della libertà semplice, della libertà di espressione e così via, ma fa sempre riferimento, per esempio, alla letteratura surrealista. Ora, la letteratura surrealista è tra le più alte forme letterarie e culturali del XX secolo. E non è una letteratura che si fa semplicemente eliminando non so che cosa poi, eliminando sovrastrutture o abbattendo il principio edipico, qualsiasi forma di costrizione o di oppressione ideologica. Il surrealismo è una costruzione, un confronto continuo con l'altro, con la vera realtà, come diceva André Breton, ma non è una vera realtà a cui si arrivi, fra virgolette, per via puramente negativa. Occorrono, mi verrebbe da dire, anni e anni e anni e anni e anni di studio. Certo, ci sono i geni assoluti. Rimbaud era un genio assoluto, un genio come pochi altri sono esistiti al mondo, e a 16 anni poteva permettersi di scrivere, pensare, esprimere cose che Platone probabilmente era arrivato a pensare soltanto al termine della sua speculazione. Ma sapete com'è? Di Rimbaud non è che ne siano esistiti poi così tanti, infatti c'era soltanto lui. E cito Rimbaud perché in qualche modo è l'emblema di una figura altresì filosofica, oltre che poetica, in qualche modo di un mito che ha veramente sovvertito la cultura europea. Ma che succede, dice Foucault, in questi anni? Quando e perché l'interesse si sposta dalla punizione che si infligge sul corpo del criminale al castigo che dovrebbe colpire l'anima e non il corpo? Qui si intrecciano più elementi. Uno, ho già detto, in qualche modo accomuna queste pagine, questo assunto, questo principio di Mablini, alla riflessione medica, e quindi per esempio di nuovo alla nascita della psichiatria, su cui torno spesso e volentieri, degli stessi anni. Il corpo non è semplicemente la sede, e quindi in quanto sede il luogo in cui noi possiamo trovare in qualche modo presente l'anima. Quando qui si parla di anima, con Mablì poi è abbastanza complesso, esattamente come con Diac, non è ben chiaro cosa si debba intendere. Non credo che si debba intendere l'anima immortale come lo intendiamo noi. Faccio altresì presente che il termine francese âme, che noi rendiamo con anima, ha in francese, come posso dire, una serie di sfumature di significato molto più ampio. Essenzialmente per Am noi possiamo intendere
l'anima, ma altresì semplicemente si fa per dire la mente, come dico semplicemente come se poi noi col termine mente sapessimo esattamente cosa intendiamo, non è così semplice. L'âme e l'esprit sono due termini francesi che sono un po' la dannazione di tutti i traduttori. Tradurre esprit è un'impresa, si traduce per lo più con spirito, ma per esempio può significare benissimo ingegno. L'esprit des lois, la traduzione, lo spirito delle leggi, la parola italiana spirito rende, diciamo, fino a un certo punto il significato francese dell'esprit. Helvétius aveva scritto un'opera che a lui gli ha creato molti problemi anche, il dell'esprit, la cui traduzione in italiano dello spirito lascia interdetti, per quanto sia la traduzione corretta. Nella traduzione francese dell'Etica di Spinoza, la seconda parte, della natura e dell'origine della mente, beh, mente viene resa con anima. Quindi, quando andiamo a toccare il termine anima, dobbiamo, nel caso di Mablì e di questi contesti, cercare di capire esattamente di cosa si sta parlando. E si sta parlando appunto non dell'anima nel senso religioso del termine, e quindi non dell'anima immortale. Attenzione, perché più o meno negli stessi anni, circa un decennio dopo, quando Ryle in Germania, per esempio, elaborerà la sua terapia contro la malattia mentale, parlerà di, mi si perdoni l'accento, Seelsorge, cura dell'anima, dove però l'anima è proprio quella esplicata nel pensiero religioso. L'am qui è qualcosa di diverso. In qualche modo l'am qui presenta la stessa ambiguità, la stessa complessità del tema moral, del moral di Cavani. E allora, appunto, che si intende per anima? Che significa che il castigo deve colpire più l'anima che il corpo? Non è sufficiente. Se colpisse l'anima soltanto, nel senso più o meno religioso, per esempio, in un senso che potremmo anche trovare in Rousseau, avremmo a che fare con un'insistenza che non appartiene a Mablì e non appartiene ai riformatori del diritto di questi anni, un'insistenza per esempio sul tema della conversione, della penitenza, della sofferenza, altresì dell'intimo convincimento del proprio essere peccatore o del proprio essere sbagliato. Tutti temi che indiscutibilmente sono presenti e importanti, ma che non hanno quel ruolo centrale che invece potrebbero avere. Ciò che qui Mablì sta mettendo in rilievo, ciò che, cioè, potremmo dire, emerge come chiave di lettura da tenere presente, è che ruolo essenziale del castigo va a toccare una parte, o meglio, un aspetto dell'uomo che è per sua natura non determinata. Non determinata da che cosa? Direttamente da che cosa? Non determinata direttamente dal corpo fisico. Cioè, ciò che si definisce nella riflessione sul corpo del criminale è, di nuovo per certi aspetti, l'articolazione di una riflessione sull'idea della soggettività. Ho accennato più volte a Diderot, e come, per esempio, io ho fatto più volte riferimento a Sogni d'Arambert di Diderot, ma in realtà quello è un tema che trovate in moltissimi passi diderottiani, compreso il nipote di Rameau, per esempio, che è, già ho detto più volte, l'opera preferita da Foucault, dai foucaultiani, è sempre il nipote di Rameau, è l'opera preferita
dai Foucaultiani, nel senso coloro i quali devono parlare del rapporto tra Foucault e l'illuminismo, il tema della follia, Filippo di Rameau, è un'opera colossale. D'altra parte, se Hegel dedica al nipote di Rameau alcune tra le pagine più belle della fenomenologia dello spirito, questo ci deve mettere sull'avviso che abbiamo a che fare con un'opera assolutamente straordinaria. E Diderot è un autore straordinario da un'infinità di punti di vista, molti di più di quanti riesca anche a immaginarli. Ma se in Diderot il soggetto, l'io, il vero io penso cartesiano, in realtà si limita ad essere una pura apparenza, davvero un fenomeno senza, aggiungerei, un noumeno. Un fenomeno, io penso, senza che abbia però alle sue, fra virgolette, spalle una realtà, una qualche realtà noumenica o sostanziale. È soltanto il tenersi insieme dei ricordi, dei pensieri, delle sensazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Legato fino a un certo punto al corpo, oltretutto. Questo tema, che in Diderot assume una radicalità straordinaria, era altresì presente nel XVIII secolo in molti altri autori, tra i quali forse il più sottile filosofo, filosofo vero e proprio, cioè non filosofo, ma filosofo in senso classico francese del XVIII secolo, che era Condillac, che era il fratello di Mably. Quindi abbiamo proprio tutta una questione cosa di famiglia, il quale sia nel saggio sull'origine delle conoscenze umane, sia soprattutto nel trattato delle sensazioni, proprio con l'analisi che conduce sulla nascita delle idee e quindi la nascita del pensiero e quindi la nascita delle forme di pensiero, insiste su che cosa? Qui il tema è abbastanza dibattuto. Condillac non è propriamente un materialista. Non è la Mitri, per esempio. Nella celebre pagina di Marx, scusate, la Sacra Famiglia, in cui fa una sorta di storia della filosofia francese del XVIII secolo, devo dire storia che secondo me oltretutto che gli prende a Renouvier, che presenta elementi di interesse e tutto sommato neanche sbaglia per certi aspetti, nella mia opinione, anzi coglie alcuni aspetti rilevanti, in cui però fa di fatto di Condillac un traduttore del pensiero di Locke in francese. Non soltanto nel senso che traduce in lingua francese la filosofia di Locke, ma che gli dà una torsione, una sfumatura esplicitamente materialista che in Locke non c'era. Bene, questa interpretazione non regge, secondo me, alla lettura attenta dei testi di Condillac. Condillac non è propriamente un materialista, non è però neanche un autore che, per esempio, quando parla di principio vitale e così via, automaticamente, immediatamente si possa ricondurre a una sfera cristiana o genericamente anche, altresì deista. Quello che su cui, secondo me, Condillac si sofferma è il tentativo di definire leggi che ci permettano di comprendere il funzionamento della mente, ovvero dell'anima. E una volta comprese queste leggi, è possibile altresì intervenire per la definizione di un mondo morale, quindi di un mondo più che di principi, di comportamenti. Ecco, chiamano così, più consoni alla retta ragione. Ora,
Condillac, questo che è un autore, diciamo, veramente sottile, verrà poi ulteriormente, questi temi verranno ripresi per esempio da Helvétius, il quale insisterà moltissimo proprio sull'educazione come strumento, sull'educazione sensoriale, sì, quindi attraverso il corpo, ma educazione dell'esprit, nella mente, quindi sì, nell'anima, in questo senso. Cioè, il castigo, l'affermazione di Mably, secondo cui il castigo deve in qualche modo colpire l'anima e non il corpo, va inquadrato in questo senso. All'interno, cioè, di una prospettiva antropologica, potremmo quasi dire, di essenziale costruibilità dell'uomo, di essenziale flessibilità dell'essere umano. Per cui il determinismo biologico, diciamo, dire, organicistico, che per esempio è espresso in Lametrie, viene ripensato all'interno di un approccio che non è deterministico, attenzione, non si tratta di sostituire al determinismo organicistico e fisico di un Lametrie un determinismo di carattere sociale o educativo sul tipo di Helvétius. Piuttosto si tratta di costruire un modello di intervento per permettere al soggetto pensante di esperire, di elaborare nuove forme di soggettività. Ovviamente, questo, come dire, in positivo, dall'altro punto di vista, in negativo potremmo dire, nel senso proprio della, come dire, la parte oscura, c'è anche invece la questione, che Foucault mette in rilievo, della controllabilità dell'uomo attraverso le istituzioni, attraverso le pratiche sociali, attraverso le pratiche discorsive, attraverso le varie manifestazioni dell'universo della prigione. Va bene, terminiamo questa prima lezione adesso e ci vediamo per la seconda lezione fra un quarto d'ora.